Allora, il messaggio particolare che vorrei lasciare alla vostra scuola, che è una scuola legata alla comunità Riscatto, è molto importante che la scuola sia l'espressione viva, concreta del carisma che ha fatto nascere la comunità del Riscatto. Nel campo dell'educazione è importantissimo, perché l'educazione è già da sola un riscatto. Allora, quello che io vi auguro è davvero che, prima di tutto, voi insegnanti vi formiate secondo questo specifico carisma, questo stile di essere cristiani in un mondo che ha bisogno di rivoluzionarsi, di cambiare, di andare verso una strada diversa. In questa rapidazione, in questa velocità di cambiamento, noi dobbiamo sapere dove andare, dobbiamo avere l'obiettivo verso cui tendere e non si può educare se non c'è un obiettivo preciso. Vi auguro di avere sempre un obiettivo, sempre ritrovare l'obiettivo, riformularlo, riaggiornarlo. E voi studenti, quando andate nella scuola, non alzate dei muri. Abbattete i muri della vostra personalità, abbiate fiducia. I vostri insegnanti sono lì per aiutarvi, sono lì per sostenervi, per aiutarvi a camminare. Educare significa uscire da se stessi, significa camminare. E camminare dove? Bisogna sapere dove andare. Quindi la scuola è anche fatta per indicarvi la meta, ma allo stesso tempo la scuola è luogo di formazione, bisogna anche formare, dare forma. Qualche volta abbiamo delle forme brutte, anche noi come persone, bisogna perfezionare la forma, quindi uscire da se stessi, andare verso un obiettivo preciso e farsi aiutare a trovare la forma giusta, il vestito giusto per stare bene, per essere veramente persone mature, rispettose di se stessi, rispettose degli altri e costruttori di una società nuova, di un mondo nuovo. Tanti, tanti auguri alla vostra scuola, perché veramente possa crescere, svilupparsi ed essere un fermento di vita nuova nella società del Brasile e del mondo.